Viva la pizza! E oggi facciamo una buonissima pizza senza lievito per gli intolleranti al lievito, ma anche per chi il lievito non ce l'ha, oppure per chi vuole una pizza veloce da preparare ma altrettanto buona. Ecco la ricetta. Ne facciamo due, perché in una mettiamo la birra e un pochino di bicarbonato, nell'altra solo acqua. Allora, 190 g di farina, mettiamo 100 g di acqua, 100 ml scusate, oppure la sostituiamo con 100 ml di birra. Poi mettiamo 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, e 2, poi mettiamo un pizzico di bicarbonato in quello con la birra. Allora, possiamo anche sostituire il lievito con un cucchiaino abbondante, un cucchiaio di bicarbonato nel caso di chi è intollerante o allergico al lievito. In quel caso, siccome è amaro, mettiamo un po' di sale, lo possiamo mettere direttamente così perché non c'è il lievito. E quindi, dicevo, possiamo mettere, andiamo ad impastare, possiamo mettere un pochino di limone per andare a stemperare l'amaro del bicarbonato. Allora, dobbiamo impastare bene in modo tale che tutta la farina venga incorporata nell'impasto. Lavoriamo per 5-6 minuti dando forza all'impasto con il palmo della mano. Io lo faccio nella ciotola perché comunque è poco. Se facciamo più impasto, ovviamente lo mettiamo sulla spianatoia oppure usiamo la planetaria. Fatto questo, mettiamo a lievitare. Fatto questo, mettiamo a riposare l'impasto per un'ora. Questa è la consistenza, deve essere asciutto. Se viene troppo morbido o troppo duro, abbiamo sbagliato le quantità di acqua, oppure la farina, nel caso per esempio del un impasto troppo morbido, è una farina un po' umida e quindi andiamo ad aggiungerne un pochino. Mettiamo a riposare un'ora con un canovaccio. Ricordiamoci che questo è quello con la birra e il bicarbonato, e questo è quello senza. Che cosa hai fatto, mammi? La pizzina. La pizzina, e com'è sta pizzina? Buonissima. Allora, questa è quella con la birra. Il piccolino ha già assaggiato. Com'era? Buonissima. Buonissima. Ok. Ecco, ha assaggiato anche l'altra. E questa è quella senza birra. Ok, adesso le andiamo a stendere con un pochino di farina. Lui fa una pizza a farfalla, intanto si è mangiato un altro pezzo. Allora, stendiamone prima una e poi l'altra, senza andarla a schiacciare troppo. Mettiamo un pochino di farina rimacinata. No, questo è il caffè, no. E la mettiamo in una teglia, questa senza birra, in una teglia a bordi alti, così la distinguiamo. Questa no, è farfalla. E l'altra a bordi alti. Eccola qua, abbiamo messo un pochino di olio sotto. A noi ci piace bassa, quindi l'abbiamo fatta larga. E andiamo a condire a piacere. Noi andiamo a mettere, la facciamo margherita sostanzialmente, quindi adesso mettiamo pomodoro mettiamo pomodoro con basilico e sale e olio. Andiamo a mettere la farina,
stendiamo quella con la birra. Questo è che di è? Stesso, eh? Questo che di è? Quello è col caffè, mamma, te lo tieni tu. Questo esperimento, vediamo poi come riesce. Facciamo la stessa cosa. No, qui dentro. Ma un po'. Senza andare a lavorare troppo con il mattarello, senza schiacciarla troppo. Ok. È un impasto bello elastico che si lavora bene pure con le mani. Bravo mammina. Prendiamo la teglia che abbiamo già oliato, mi sta a mettere l'impasto dentro la tasca. Mami, ecco qua, aggiustiamo nella teglia e adesso andiamo a condire. Teglia sempre oliata, eh? Allora, la condiamo tutte e due alla stessa maniera. Io ho già messo il basilico, ho messo il pomodoro e in questo ho messo già sale e olio. Poi gli ultimi 5 minuti di cottura, noi la andiamo a cuocere a 180 gradi per un quarto d'ora, il nostro forno già cuoce, però ovviamente regolatevi sul vostro. E andiamo a mettere a 5 minuti dalla fine della cottura la mozzarella. Io non la metto subito, la mozzarella l'ho tagliata e messa a scolare. Ecco qua. Allora, qui è cotta. Cotta e mettiamo mozzarella a cubetti. Chi te rincorre? Nonna. Davvero? Ti aiuto, sì, te proteggo io. Cara. Ma che sono quelle? Mozzarella. Ne dai una. No, non la rubare! E dai! Ora mi mettiamo in forno, 5 minuti e si mangia. Quest'altra è quella che era alta, la teglia. Ecco qua la cottura. E andiamo a metterci della coppa stagionata a fette. Mamma mia, c'è un profumo, ragazzi, ma un profumo che non potete immaginare. Et voilà, la bontà è servita. Questa è una margherita semplice, questa abbiamo aggiunto la coppa, sono entrambe quelle senza lievito. Facciamo adesso la prova assaggio, che è d'obbligo. Questa è quella con la birra e pizzico di bicarbonato, che non va bene per chi è allergico al lievito. È più morbida, ottima direi, è più morbida e l'altra è più croccantina. Assaggia, ma fa un piacere. Perché è com'è? Speciale. Buonissima. Buona? Buonissima. Buonissima, ottima direi. Finita. Buon appetito. Piatto pulito. Pulito.